Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, siamo in compagnia di un prodotto un po' diverso dal solito, infatti parliamo di una chiavetta Android TV Box. Ringrazio il negozio di Udine che me lo ha prestato, un negozio che mi presta anche di Zoppo, che vende questi prodotti un po' particolari che non si trovano facilmente. In questo caso è una chiavetta della marca USIC. Allora, vediamola un po', prima vediamo il contenuto della scatola. Abbiamo il solito alimentatore da parete e un cavetto USB micro USB abbastanza lunghetto. Infatti la chiavetta per funzionare deve sempre stare connessa alla corrente, cosa che mi sembra anche intelligente perché è una chiavetta nata per stare sempre sulla attaccata alla televisione. Allora, vediamo che c'è un coperchietto, qua abbiamo l'attacco, insomma, HDMI per connetterlo alla TV, così o così. Leggiamo qua quad core, infatti all'interno di questa piccola chiavetta troviamo un processore quad core 1.6 GHz e una GPU, scusatemi, Mali 400. Non ho trovato informazioni sul processore, però visto che abbiamo la Mali 400 e il processore 1.6 GHz, la RAM è di 2 GB tra l'altro, penso che possa essere più o meno l'Exynos del Note 2. Chissà se non sono sicuro al 100%, non è detto, però non ho trovato veramente anche non c'è un sito, non c'è ancora un sito ufficiale italiano, quello inglese non ho ben capito, dice soltanto quad core 1.6 GHz, quindi ho fatto dei benchmark con tutto e tutto e anche lì il punteggio è identico a quello del Note, quindi non so, potrebbe anche essere, ma non assicuro. La memoria interna è di 8 GB, 5,5 a disposizione dell'utente. Con espansione di memoria, qua abbiamo un ingresso per la micro SD, io ne ho messa una la mia solita. Qua abbiamo tasto function, qua abbiamo un ingresso per l'USB, qua l'ingresso per la micro USB. Qua va la carica, deve sempre essere in carica, come vi ho detto prima, e qua possiamo metterci un mouse, una tastiera, insomma, uno sdoppiatore per più porte USB e funziona tutto, veramente molto comodo. Direi di andare a vedere il funzionamento di questa chiavetta decisamente molto interessante, che trasforma il nostro televisore in un tablet. Eccoci qua, allora, questa è la chiavetta collegata alla TV, infatti adesso sto riprendendo la TV, spero che si veda bene. Allora, questa è la schermata principale, quando l'aprite l'ho attaccata per la prima volta, lo vedete così. Ovviamente si possono modificare gli sfondi, spostare applicazioni come su tablet e terminali Android, quindi per spostarle basta tenere premuto col mouse sull'icona e poi si può spostare dove si vuole. In questo caso l'ho lanciata via perché come se fosse Android Jelly Bean. Infatti il tablet, in questo caso la chiavetta, monta Android in versione, andiamo a vedere, impostazioni. Dov'è, scusatemi, informazioni sul tablet 4.2.2 Jelly Bean, quindi abbastanza aggiornata anche. Qua in basso abbiamo i tasti come sui tablet, home, indietro, multitasking. Qua vedete che si possono slittare tenendo premuto col mouse come se fosse touch. In questo caso ho attaccato solo il mouse, si può attaccare anche tastiere Bluetooth, io non ne ho una quindi non la sto usando in questo momento. Come vedete abbiamo tutte le applicazioni che troviamo su Android, quindi abbiamo dov'è il Play Store che l'ho messo da qualche parte, forse l'ho appena tolto. Qua abbiamo l'App Drawer, eccoci qua, quindi noi andiamo sul Play Store, vediamo se lo troviamo. Abbiamo anche i widget, ovviamente si possono inserire come tenendo premuto e mettendoli dove si vuole. Il Play Store non lo trovo, comunque c'è, abbiamo il Play Store classico, si possono scaricare applicazioni, ho scaricato YouTube, Antutu, ho fatto il benchmark ed ha fatto lo stesso punteggio del Galaxy Note 2 per intenderci. MX Player, vediamo come gira, approfittiamo, non capisco perché mi riparta video prova. Vediamo il video in Full HD, quello solito. Questo è il video in Full HD, si può alzare come sul telefono tenendo premuto. La luminosità invece non si può modificare, è quella della televisione. Ovviamente
ovviamente il display, cioè dipende dalla televisione, comunque sono quasi tutti display full HD oggigiorno, quindi si vede bene. La fluidità della produzione è molto buona. In questo momento io ho su una chiavetta, una micro SD da 8 giga con il video prove eccetera. Ovviamente si può, io ho messo anche una chiavetta, una micro SD da 32 giga, più pesante, quindi, e non ho avuto nessun problema. Tra l'altro c'era anche un film, ho messo anche un film per vedere se si vede, me lo sono visto tutto, e devo dire un film in HD, 6 giga di film. Ho avuto qualche mini lag soltanto una volta, che è durato comunque pochi secondi, però un film di 2 ore me lo sono visto senza problemi. Vediamo qua, andiamo su helicopter anche, basta un click, non servono due, riesegui. Questo è un video in HD, anche qua nessun problema. Ok, usciamo. Quindi riproduzione video nessun problema, si possono vedere il film tranquillamente, d'altronde è uno degli utilizzi principali, credo, di questa chiavetta, quindi ci mancherebbe altro. Qua possiamo chiudere il GPS, che tanto non c'è. La luminosità, come vedete, non cambia perché è quella della TV. Andiamo su, cosa possiamo vedere? Possiamo vedere la buona musica, vi faccio vedere il lettore, ma non cambia, cioè non importa perché tanto qua vedete, questo è il lettore, ho messo solo 5 canzoni. Sentiamo il solito... dov'è? Vabbè, sentiamo questa. Si può sentire anche musica, ma anche qua il volume dipende dalla TV, quindi nessun problema anche da questo punto di vista. Ovviamente TV, se il volume della TV è buono, è alto, eccetera, si sente bene. In questo caso il volume è abbastanza buono, direi. Qua si può alzare il volume generale come sui tablet. Cosa posso mostrarvi ancora? Boh, vi faccio vedere come si cambia lo sfondo, giusto per... Non c'è un'opzione direttamente sul desktop, bisogna andare su impostazioni e andare su... Dov'è? Abbiamo anche USB host, giusto per... Infatti abbiamo anche la presa USB classica. Abbiamo anche la presa Ethernet, come vedete. Per cambiare gli sfondi basta andare sul display. Ah, qua screen si mi sembra adatta, ecco, screen scale, display, andiamo su sfondo e possiamo mettere anche sfondi animati volendo, non so, per esempio mettiamo il solito, imposta sfondo, adesso usciamo e abbiamo il nostro sfondo animato. Si può usare sia la rotella che il tasto sinistro. Perfetto, andiamo sul browser, facciamo l'ultima test. Altri test non ci sono perché alla fine sono già andato su The Verge. Ovviamente apriamo un'altra pagina che vi faccio vedere. Se avete la tastiera, tanto meglio, basterà scrivere con la tastiera. Se non avete la tastiera, come me in questo caso, dovete usare il mouse, quindi schiacciate sulla barretta sulla ricerca di Google e vi verrà fuori la tastiera, quindi fate Corriere della Sera C o Corriere della Sera, mamma mia, ho sbagliato. Allora, devo dire che in generale è abbastanza reattivo il tutto. Ogni tanto i primi avvisi c'è qualche, insomma, c'è qualche rallentamento nel sistema, non è come avere un tablet, cioè è un po' più pastoso il tutto, però comunque, ripeto, per vedere film, musica, quelle cose lì, va più che bene. Qua siamo sul Corriere, vediamo come gira. Gira senza problemi, ovviamente. Siamo già in... Boh, qua non l'ho richiesto, però da lui si accorge che siamo su una TV praticamente, mi mette già il sito desktop, come vedete. Chiudiamo qua. Adesso mi sto muovendo con la rotella e devo dire che gira tutto molto abbastanza bene. Ovviamente se vado giù a manetta c'è qualche... ci mette un attimino a fare il rendering delle immagini, però comunque andando piano invece, scorrendo così, va senza problemi. Apriamo una notizia a caso.
Il wifi prende abbastanza bene, adesso io qua ho due muri di cemento armato fra la chiavetta e il router e mi dice che prende tutte le tacche, quindi bene direi. Infatti anche il download delle applicazioni va abbastanza veloce, quindi penso che sia credibile. Vediamo The Verge, un sito più pesante, anche qua si naviga senza grossi problemi, quindi anche da questo punto di vista direi che si può premiare questa chiavetta. Allora, usciamo, chiudiamo tutto. Cosa dire? Ben, ci è andato bene. Non ho messo, di novità, non ho installato giochi perché sinceramente non col mouse avevo due a fare dei giochi a giocare, insomma, quindi magari con la tastiera che però non ho, però immagino che i giochi girino bene. O comunque girino discretamente, possiamo fare una prova, magari vediamo un po'. Possiamo installare al volo un gioco che non pesi tanto. Dov'è? Il solito Beach Buggy. Allora, aspettate che trovo il Play Store. Sono un po' imbranato. Allora, Play Store. Ah, ecco qua. Abbiamo un'icona diversa. Scriviamo Beach Buggy. Vediamo un po' se viene. Ecco qua, questo dovrebbe pesare poco, cioè non pesa tantissimo, quindi installa. Sì, ok. Adesso diamo un attimo di tempo. Usciamo. Ustimente. Ecco, a volte devo. No, adesso si sta ripigliando un attimo, vediamo se ci mette poco. No, non ci mette poco, vediamo. Comunque, cosa ho da dire? Allora, prendendo il prezzo è di 130 euro circa, 120-130 euro. Online non si trova ancora, almeno, boh, ci sono chiavette simili ovviamente, questa in particolare l'ho vista solo in questo negozietto di Udine. Fra poco mi ha detto nel negoziante che apriranno il sito usic.it ufficiale, quindi si potrà acquistare, credo. In ogni caso direi che è sicuramente una chiavetta interessante, sì, un device interessante. Scusate il telefono, sono in salotto, quindi era prevedibile. Vi stoppo un attimo e vi faccio vedere magari come va il gioco. Eccoci qua, ha finito di scaricarlo, vediamo come va e se si riesce a giocare col mouse. Io penso che con la tastiera si possa giocare con le freccette. Vediamo comunque. Allora facciamo. Boh, taccio ovviamente, visto che non abbiamo l'accelerometro. Facciamo continua. Let's go. Mettiamo la grafica al massimo per vedere come se la cava a massima risoluzione, con dettagli massimi. Facciamo resume e vediamo come sarà dura. Anche perché il mouse non è dei migliori, quindi non è sensibilissimo. Boh, insomma, per girare bene i giochi girano. Diciamo che non è il massimo giocarci col mouse sulla TV. Sicuramente sarebbe meglio attaccare o un joystick se si può, o la tastiera con le freccette. Boh, dai, usciamo. Comunque, il gioco visto che gira bene, se la cava senza problemi, come c'era da aspettarsi. Cosa dire? Una chiavetta che sì, mi piace. Non so se la comprerei perché non ne farei molto. La userei più che altro per vedere film direttamente dalla chiavetta sulla TV, visto che è anche la memoria espandibile. Però, sì, tanto vale allora prendersi un cavetto mini HDMI, attaccarci un tablet o il telefono e il gioco è fatto. Bene, quindi per questa recensione è tutto, spero che vi sia interessata, che vi sia piaciuta. Ci vediamo nei prossimi video, un saluto da Lorenzo per l'esperienza mobile. Ciao!